Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Scusate la mia voce rauca, ma sono piena di raffreddore. Daphne praticamente l'ha trasmesso a tutti e tra raffreddore, mal di gola e voce che si è abbassata, sto inguaiata. A parte questa breve spiegazione, eccoci qui riuniti con un nuovissimo video sugli accessori di Shein che vi piace tantissimo. Allora, ho preso sia cose per me, sandali, borse, cinture, come vi avevo detto nell'ultimo video, che alcune cose per il passeggino di Daphne, perché alcune cose mi mancavano, altre le ho volute sostituire e niente, partiamo. Partiamo con una cosa che non c'entra niente, ossia il tiragraffi di Zeus. L'ultimo l'ho preso lo scorso anno, sempre su Shein. Mi è durato un annetto, però mi sono resa conto che avevo preso l'albero più grande di 40 centimetri, o forse di più, 60 centimetri mi sa, e utilizzava solo la parte di sotto. Quindi la parte di sopra era praticamente quasi nuova, sotto distrutto. Ho detto allora a questo punto io lo cambio. La corda alta è praticamente nuova, la tengo come scorta e gliene ho preso uno più piccolino. E mi piaceva che aveva anche un gioco all'interno con queste palline, sia nella parte sotto che nella parte sopra. Ovviamente non vi arriva così, ma vi arriva smontato, ma è semplicissimo da montare. Poi di qua abbiamo anche sto giochino che in realtà è il gioco di Daphne, perché Zeus non gliene può fregare, invece Daphne lo trova veramente molto interessante. Altra cosa che non c'entra assolutamente niente con l'intro è questo portacappelli. L'ho visto su TikTok, ovviamente, una ragazza americana lo faceva vedere. Secondo me è comodissimo. Vabbè, comunque la pellicola ed è completamente in plexiglass, non riesco a farlo, devo prendere una pinzetta. E è comodo perché si mettono tutte le visiere in questo modo e si occupa meno spazio. E se mi trovo bene, gliene prenderò un altro a Manuel, perché Manuel ha veramente diversi cappelli. Passiamo ora alle cose che ho preso per il passeggino di Daphne. Allora, la prima cosa che volevo assolutamente era questa cover con il cordoncino. E pensate che io ero una di quelle che diceva: ma veramente serve sto cordoncino? Allora, io ogni volta che esco con lei, soprattutto quando vado al parco e sto solo io e lei, il telefono lo metto nei posti più assurdi e poi ho il silenzioso, perché ovviamente ho il silenzioso per non disturbarla a casa quando dorme, no, un casino, e mi perdo sempre il telefono. Così io prendo la mia bellissima cover, la stacco e metto il telefono con questa, mi attacco questo e dovrei non perdermi più il telefono in teoria. Quindi penso, spero che funziona così. Io ho preso questa nera con il cuoricino, ma ne trovate tantissime. Ho preso poi questo organizer da passeggino che in realtà l'avevo pensato per quando partiamo, perché ogni volta io ho mille cose e questo si attacca al passeggino, praticamente ha gli strappi sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Si attacca nella parte sotto, cioè, come ve lo spiego, manubrio sotto. Magari vi lascio una foto. E ha l'elastico in questa zona, ha anche la clip per chiudersi. E ogni volta io mi porto mille giochi quando scendiamo giù dai miei genitori. E lo zainetto che ho per Daphne, che poi utilizzerà per andare all'asilo, praticamente contiene solo una piccola parte dei giochi, l'altra me la devo sempre infilare in altre borse. Ho pensato magari con questa sacca, con l'orsetto nera super basic, anche con un tessuto impermeabile, potrebbe essere la svolta. Non lo so, le recensioni mi hanno convinto, vi terrò aggiornate come sempre. In caso non mi dovessi trovare, penso che toglierò tutto e la utilizzerò come una sacca classica. Gli metto i cordoncini per aprirle e chiudere, per intenderci, o meglio, mia madre farà questa cosa perché è sarta e diventa praticamente una classica sacca che si apre e si chiude. Comoda in entrambi i casi, poi con Daphne c'è sempre bisogno di spazio. Per uscire invece ho preso questo organizer per il cambio, è carinissimo, il tessuto è veramente morbido con tutti gli orsetti e le stelline, ma trovate tantissime fantasie, ha la zip, ha anche la maniglia
L'ho presa per mettere il cambio e i pannolini perché sto organizzandomi diversamente. Sto aspettando che mi arriva la borsa che ho ordinato piccola per metterla al passeggino. Non so quante volte ho cambiato la disposizione del passeggino, ma ogni volta, man mano che cresce, mi rendo conto che le disposizioni cambiano e non mi trovo con le cose che ho. Quindi sono sempre alla ricerca di cose comode per l'età di Daphne. Comunque, ho questa borsina piccolina per il passeggino, cioè l'ho ordinata, e sotto sto mettendo il telocambio, il cambio e i giochi, perché poi il resto lo tengo tutto nella borsina piccola, tipo merende, acqua, eccetera, eccetera. E secondo me questa è molto comoda da tenere, poi è molto spaziosa. Sempre per ridurre lo spazio ho preso questo mini portaposate. Io cercavo solo il contenitore, però non c'era, e lo vendevano con le posate. Non so se le utilizzerò. Mi serviva un piccolo porta cucchiaino, ecco, e all'interno esce sia il cucchiaino che la forchettina, così, che sono carinissimi, e tra l'altro li trovate in diverse colorazioni, in giallo, in blu, in rosa, sa anche verde, vabbè, comunque diversi colori. E poi c'ha il coperchio in questo modo per quando siamo fuori e vuole fare merenda, che non so, con lo yogurt o la fruttina, anche se ora stiamo utilizzando quelli lì praticamente che si spara in bocca. Da quando ho imparato a utilizzare la cannuccia è bravissima, però magari sai, mi porto lo yogurt, che è un piccolo contenitore per il cucchiaino sporco, mi serviva perché avevo quello grande e ogni volta ci ballava dentro il cucchiaino. Poi ho preso altri fiocchetti. Sono pazza? Sì, lo sono. Mia madre fa: "Miri, ma basta comprare fiocchetti". No, in realtà no, ho fatto ieri sera un altro ordine, mini ordine, che vi farò vedere magari in uno short. Che mi serviva un fiocchetto particolare da abbinare a un outfit. Poi vabbè, ho visto altre due o tre cosine, ho fatto un ordine tipo di 5-6 pezzi, quindi piccolissimo. E a parte questo qui, questo set, è come quello lì vecchio che vi ho fatto vedere. Mi sono trovata benissimo con la grandezza e quindi l'ho ripreso, però in altre colorazioni, perché io ho sia i fiocchetti classici con, per intenderci, la fine, ecco il classico fiocco, sia questi qui senza la parte di sotto, che non so come si chiama, scusatemi. E volevo questi principalmente per il lilla, che utilizzo tanto su Daphne, e il bianco, perché negli altri non c'era il bianco, c'era il giallino. Poi mi serviva anche il giallo perché mi hanno regalato un outfit con il giallo, vabbè, comunque sono colori più pastello. E mi servivano così tanti? No, però li utilizzerò, assolutamente sì. E rimanendo in tema capelli, io sono in fissa con i capelli miei, figuratevi con i suoi, le ho preso anche un mini pettine da tenere nella borsa cambio, di questi qui che hanno la doppia setola per pettinare e districare. Tra l'altro quando ero piccolina ce l'avevo anche io così, però era tondo, c'era anche tondo, però ho detto questo è un pochino più sottile da mettere ovunque. Comodissimo, mi piace anche la setola che c'ha all'interno. E per finire, in realtà questa l'ho presa per me, ho preso una borraccia, mi sa di un litro, sì, un litro, termica, per ora che viene l'estate, e me ne serviva una con l'accetto da mettere appesa ai ganci del passeggino, perché ogni volta mi dimentico di portarmi la borraccia. E questa qui tra l'altro ha anche il filtro per mettere le tisane, vi faccio vedere così, e la trovate in diverse colorazioni. Io l'ho presa nera perché la volevo nera uguale al mio passeggino, cioè scura come il passeggino. E ultime cose che ho preso per Daphne, ho ripreso le grucce. Queste qui sono quelle specifiche per bimbi, la grandezza è perfetta per i loro vestitini, per i loro cardigan, le loro giacche. Ne avevo già prese 20 prima che nascesse, ma ora sono poche. Tra l'altro sono quelle salva spazio, perché vedete quanto sono sottili? Quindi ne entrano veramente tante. E ho preso altri due pacchi, quindi 10 e 10, altri 20, siamo a 40. Penso che per adesso stiamo bene, poi in inverno con giacche e cose secondo me dovrò rifare un ordine. Io le ho prese bianche, ma le trovate in diverse colorazioni, e queste veramente le stra consiglio, tra l'altro rispetto agli altri siti costano molto meno. Ultima cosa per Daphne, poi passiamo alle mie cose, giuro, è un altro libro interattivo. Allora,
quel libro che vi ho fatto vedere qualche tempo fa, mi sa che era prima di Pasqua, prima di partire sì, in treno, è piaciuto tantissimo a Daphne. Lei ancora tutt'oggi, cioè giornalmente, lo va ad aprire e ci gioca, ci passa veramente tanto tempo dietro a quel libro. Considerate che è uno di quei giochi di cui non si è ancora stancata ed è passato un mese, quindi strano considerando lei che si stufa di qualsiasi cosa. E le ho preso questo qui perché avevo visto nelle recensioni, perché purtroppo su Shein non c'è la possibilità di vedere tutte le pagine, però nelle recensioni avevo visto diversi giochi attacca e stacca, e lei queste, oddio, e lei questi giochi li ama nell'altro libro, e quindi gliel'ho preso. Quindi vediamo insieme che pagine ha. Allora abbiamo la giraffa che fa cucù settete, che secondo me è meravigliosa, poi palloncini che si staccano, nuvoletta che si stacca, sole, una giraffa, questa non fa niente, no, non fa nulla lei, poi abbiamo le forme che si stacca, no vabbè, questo è bellissimo, veramente stupendo, poi gli animali che si staccano, quindi è uno stacca e attacca, poi abbiamo macchina che si attacca e si stacca, più piccolina, abbiamo l'aereo che si muove, bellissimo, poi il riccio con un fungo addosso, perché? Mela che si stacca e si attacca, coccinella che si attacca e si stacca, non dirò più si attacca e si stacca, poi abbiamo, oddio che cosa è? Una mela così, poi uccellini con gli alberi, no vabbè è troppo carino con la casetta, c'è l'uccellino che ha la casetta con il suo colore per riconoscere i colori, sono stupendi, a me piacciono tantissimo questi libri. E passiamo così al rifornimento scarpe che ho fatto. Allora, sapete il mio amore spassionato per le ballerine? Sì, e ho ripreso un altro paio di ballerine, questa volta in beige con la punta nera. Questa qui è la linea Motf di Shein, costa un pochino di più, parliamo tipo di 25 euro e sono comodissime, hanno il cuscinetto sia qui che giù, e queste le ho prese perché la mia migliore amica Giorgia le ha comprate, è venuta al compleanno di Daphne con queste ballerine e ha detto: Miri, sono comodissime, prendile, e quindi gliel'ho copiate spudoratamente. C'è anche bianca con la punta nera, a me piacevano tantissimo beige, e ho preso il numero 40 perché leggevo nelle tabelle che il 40 era 25 centimetri e qualcosa, praticamente come il mio piede, infatti mi vanno perfette. Se avessi preso come le altre il 41 mi andavano un pochino più larghe, anche perché non avendo il cinturino regolabile ma l'elastico in questa zona, io ormai dopo il flop dell'ultima volta che ho preso quelle ballerine con l'elastico dietro e non me ne ero accorta, faccio attenzione ancora di più a tutti i cinturini, perché dietro mi hanno tagliato in una maniera allucinante, davanti invece in questa zona non dovrebbe dare fastidio, almeno alla mia amica non dà fastidio, e niente, sono veramente elegantissime da mettere sia con i pantaloni, con le gonne, con i pantaloncini, le amo. Passiamo ora ai sandali, sì. Sono noiosa perché a me questo modello piace, ma non perché è di Hermès, ma perché mi piace come mi sta il piede. Io ho dei piedi orrendi, brutti, e quindi con questo taglio di scarpe, non lo so, me li vedo un po' più decenti. Se mi seguite sapete che ho fatto una bella scorta sul sito di Fashion Nova, perché su Shein questo modello non lo trovavo, e invece ora c'è il mondo. Infatti sono tentata di prenderle anche nere, perché su Fashion Nova, se vi ricordate, le avevo prese ma avevano un disegno particolare in questa zona, e magari quelle le regalo a mamma, e io mi tengo quelle più classiche, e penso che farò così, sì, e sono veramente comodissime, bellissime in cuoio così. Ovviamente ci sono anche i modelli senza la H, veramente c'è il mondo per quanto riguarda le ciabattine su Shein. E poi ho preso queste invece copiate da mia sorella, che le ha prese e mi ha detto che sono delle pantofole. È sempre il modello Hermès, sì, ma a me non interessa, mi interessa il taglio sui piedi.
E di queste mi piacevano da morire nel color tortora. Non c'era il mio numero, purtroppo. E ora vedo un attimo come mi vanno, e se anche per me sono comode, e magari le prendo anche tortora, perché le ha utilizzate tantissimo lo scorso anno. Mia sorella le ha prese lo scorso anno, solo che andarono subito sold out. Io le ho messe nei preferiti e poi in inverno le hanno restoccate. Ora sono disponibili e sono anche tipo modello best seller, sapete, quelli più comprati, quindi penso che c'è una bella scorta di questo sandalo, e li trovate in tantissime colorazioni, anche con il doppio colore. Non vi ho detto il numero, ma è sempre il 41, e ho ripreso anche l'oro. Non so, penso che sia il terzo anno consecutivo, tra l'altro sempre dallo stesso link, cambio solo il colore, ma mi trovo bene, quindi sono fedele a quel link, e quest'anno le ho prese bianche, così, e lo scorso anno mi sa che le avevo beige, l'anno prima le avevo nere, e beige l'ho sfruttato tantissimo, però essendo in camoscio dopo un po' si sono macchiate, ma sti cavoli per quello che costano. Io sono team Birkenstock, però 89 euro o anche di più per andare al mare non mi va di buttarli, quindi prendo il fake per andare in spiaggia. E tra l'altro ho influenzato tutta la mia famiglia, anche mia madre, che inizialmente le odiava, ora le prende anche lei su Shein per andare al mare, e ci fa tutta la stagione, le bagna pure, perché poi ovviamente noi abitiamo di fronte, quindi magari con i piedi bagnati saliamo per andare a mangiare. E niente, un'estate ci fate benissimo e sono davvero comodissime. Io ho prese bianche in finta pelle, ovviamente, e queste qui sono sempre 41. Mi raccomando, controllate sempre i centimetri, perché queste devono vestire perfette, e se le prendete più piccole la parte sul retro e la parte sul davanti è rialzata, quindi è come se incapsulasse il piede, e fate attenzione ai centimetri. Poi sempre nella sezione MOTF ho preso questa borsa meravigliosa che ricorda molto lo stile di Bottega Veneta, ma a me interessava perché era rossa. Ho scatenato una fissa con il rosso a causa di mia figlia, perché le sta benissimo, e quindi ho detto devo rivalutare il rosso anche su di me, così siamo matchate. No, in realtà mi è sempre piaciuto il rosso su di me. La trovate in tantissime colorazioni, questa veramente un'ampissima selezione, è da portare o così o a mano. Mi sa che non ha la tracolla, ma controlliamo insieme. No, non ha la tracolla ed è fatta benissimo. Beh, la linea MOTF, ve lo dico sempre, ha una qualità superiore rispetto alla media dei prodotti che trovate su Shein. E concludiamo con cinture. Allora, ho preso questa qui con la fibbia dorata, però una cinturina non troppo grande, neanche troppo piccola, una media misura, troppo carina, veramente carinissima. Poi abbiamo un set, queste qui le ho prese per le giacche. Il set comprende queste tre colorazioni, cuoio, panna e nero, ma trovate diverse combinazioni di colori. Allora, sulla parte sul davanti non hanno, come si chiama, questo coso per i buchi, perché appunto non hanno i buchi. Praticamente si chiudono così e si fissano perfettamente. Sono molto carine, senza buchi, una fibbia molto semplice, tono su tono. E l'ho presa principalmente per queste due, perché cuoio non è che mi vasto tanto, però nero e beige praticamente sono i colori che utilizzo giornalmente. E con questo siamo giunti al termine del video. Come sempre, se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspetto anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai voi! Ciao ragazze!